Questa è un'altra parte. Non mi vergogno per niente. Di fare che? Di fare quello che sto facendo. Fare il bambino. Ma che giochini c'hanno? Chi? Che giochini fanno? Minchia, quello dei pompieri è una cosa troppo allucinante. Troppo bello. Si fanno le gare, la sera vengono tipo i ragazzi più grandi, si fanno le gare fra di loro. Per forza. Ne sono convinto. Per forza. Tipo, ci saranno i team tipo già collaudati. È bello qua perché c'è un sacco di cose in giro. Un sacco di roba. È tutto così. Questa gara, riprendiamo la gara dei pompieri. Cioè, perché c'è qualcosa di eccezionale. Qua ci vorrebbe Galeazzi, ma questo passeggio con lo zaino. Forse non ha capito il livello di atletismo di competizione che gli stanno. Di quello gli parlo. Non si possono guardare questi danesi che si spaccano tutti. Come sono? Ah, c'è la femmina lì. Questa è una coppia di benigni. Di deficienti. Sì, abbastanza deficienti. Nel frattempo già, ecco, Garofalo finisce, l'hanno fatti. Quindi vediamo in che cosa consiste. Devono buttare l'acqua in quel buco lì. Ma quelli non la finiranno mai. Fino a quando non esce il pompiere. In quel modo. Che gli dice: ok, è scaduto il tempo, siete troppo scarsi. Cioè, le bimbette. Io che la faccio da furbo, Tu ti conto, le bimbette li hanno devastati. Le bimbette li hanno devastati ora perché ha più forza muscolare. Forse, perché quasi un po' finisce. Sì, ma quelle hanno 5 anni a testa. Cioè, guardiamo questo bacialiccio qui. Le bimbette là. Povere bimbette, quella è morta, è arrivata. Ah, vabbè, poi c'è quella lì in fondo, ma è cappottata, è da sola. Pazzesco.